Amici di Eleven Sports, buon pomeriggio dalla palestra polivalente di Nuoro, da dove vi raccontiamo la sfida valida per l'ottava giornata della Serie A Beretta femminile, AC Nuoro contro Iomi Salerno, con le padrone di casa che cercano la prima vittoria in questo campionato, ma devono fare i conti con un roster ridotto ai minimi termini, praticamente dalle assenze, dalle defezioni, dalla sfortuna in generale, non ultimo il KO registrato da Sandra Radovi. Per lei addirittura la sospetta rottura del legamento crociato del ginocchio destro, ma c'è anche una novità nel roster della squadra nuorese, ne parleremo tra poco. Dall'altra parte la Iomi Salerno che ritrova il campo dopo due settimane di sosta forzata a causa dei rinvii dei match contro Erice e Malo. A proposito di assenze, manca la grande ex di questa partita, Suleiki Gomez, probabilmente l'avete vista inquadrata alla nostra destra a salutare le compagne dalla tribuna. È ormai quasi tutto pronto per l'inizio di questa gara che verrà arbitrata da Carmen Onnis e Carmela Aleandra Pepe. Abbiamo detto novità nel roster nuorese con l'inserimento della giocatrice italo-argentina Ana Mostoni, per lei varie esperienze in patria con River Plate e Ferrocarril, qualche esperienza invece in prova all'inizio di questa stagione con altre formazioni italiane. Nuoro ha deciso di tesserarla proprio all'immediata vigilia di questa partita. Ovviamente Salerno parte con l'assoluto favore del pronostico in questa gara, vedremo cosa saprà fare la giovanissima formazione guidata in panchina da Roberto Deiana, che in questa stagione fin qui ha ottenuto solo un pari e 5 sconfitte, ma talvolta le prestazioni sono state assolutamente incoraggianti. Per Salerno invece un cammino assolutamente opposto, 4 vittorie, nessun pari, una sola sconfitta, 8 punti in classifica, quarto posto. Intanto è iniziata la partita con il primo pallone giocato proprio dalla compagine campana Kovaceva, va a chiamare in causa Manojlovic e poi la circolazione che prosegue paziente per la formazione guidata in panchina da Laura Avram, che in settimana ha registrato, mentre arriva la prima rete notevole da parte del vice capitano Ilaria Dalla Costa, una delle migliori realizzatrici di questo campionato, 28 reti. Dicevamo, Salerno che ha registrato il passaggio del turno in Coppa pur senza giocare, parliamo ovviamente della European Cup che vede protagonista la squadra della Iomi. C'è stata la rinuncia da parte della squadra islandese del KA Por, dunque c'è l'avanzamento diretto agli ottavi di finale per la Iomi, che intanto registra anche questo primo intervento da parte dell'estremo difensore Risa Ferrari, ma c'è il 9 metri ancora per l'AC, proprio la conclusione da parte di Mostoni che si presenta così al pubblico nuorese, ancora Ferrari però a intercettare la sua conclusione. Dicevamo degli impegni europei di Salerno con il sorteggio del prossimo 24 novembre che stabilirà il prossimo avversario appunto nel cammino continentale della squadra di Laura Avram. Prosegue la manovra d'attacco intanto da parte della AC Nuoro con varie giocatrici ovviamente anche fuori ruolo per far fronte all'emergenza da parte di coach Roberto Deiana, emergenza in ala destra e ora anche nel ruolo di terzino con Mostoni, chiamata proprio a colmare un po' il vuoto lasciato da Sandra Radovic, che al seguito della squadra in panchina, in stampelle per lei. Intanto è arrivato il primo cartellino giallo proprio all'indirizzo di Ana Mostoni, con l'AC Nuoro che in precedenza ha pareggiato i conti con l'esperta Domenica Satta. Per lei si è trattato della 37esima rete in campionato. C'è la concessione del 7 metri, Ilaria Dalla Costa è pronta alla battuta contro Martina Sizia, la batte con la finta e poi la battuta precisa Dalla Costa a riportare in vantaggio dunque la Iomi Salerno 2-1, 2:25 sono trascorsi sul cronometro di questo primo tempo, sfida che completa questa l'ottavo turno infrasettimanale per la Serie A Beretta femminile. Non appena ci sarà una pausa in questa partita faremo un po' il quadro anche degli altri risultati, con anche un rinvio in questa giornata di campionato. Qui è vistosa la trattenuta ai danni di Ana Mostoni e dunque c'è la concessione del 9 metri ancora alla squadra nuorese con Domenica Satta, ora Mostoni, quindi Michela Notarianni
tra le più positive nell'ultimo turno con la sconfitta a Pontini. A cui viene fermata l'azione di Domenica Satta, che non è totalmente convinta, diciamo così, di questo fischio arbitrale a opera delle signore Onnis e Pepe. L'azione dunque della compagine salernitana riprende con Kovaceva e poi Dalla Costa in posizione di terzino sinistro. Kovaceva ancora, Manojlovic ha bozzato qui un attacco mai da Chester proprio su Dalla Costa, poi la conclusione praticamente dai 9 metri per Manojlovic, e Vincente allunga sul più 2 Salerno, che cercherà, immaginiamo, di dare un preciso indirizzo a questa partita fine dalle prime battute, cercherà insomma di incanalarla sui propri binari. Osserva l'azione difensiva delle sue anche su Leiky Gomez proprio da qui dalla tribuna della palestra polivalente di Nuoro, mentre la squadra dell'HAC cerca uno spiraglio per passare e accorciare questo piccolo gap, 4 sul cronometro del primo tempo. Notarianni per Maida Chester, poi Satta, serve Mostoni che però non trova spazio, riceve anche un colpo al volto fortuito da parte di Dalla Costa, si riparte dunque dalla linea dei 9 metri. Chester, Notarianni trova bene qui l'angolo, conclusione rapida, fulminea, molto precisa per Michela Notarianni, seconda stagione a Nuoro per lei, ha sposato la causa dell'HAC anche per ragioni di studio, ma si è trovata bene insomma anche fuori dal campo, ha scelto ancora questa realtà a fronte anche di tante altre offerte che sono arrivate per lei nel corso dell'estate. Kovaceva, Manojlovic e poi ancora la numero 15 in posizione di centrale, sempre Kovaceva a dettare i tempi dell'attacco della Yomi Salerno. Dalla Costa in ala sinistra, poi l'incrocio ancora, Kovaceva vuole Dalla Costa, attaccata in maniera vigorosa qui da parte di Chester, deve desistere. Allora Nuoro ci prova comunque ancora con Vittoria Romeo, che era partita dalla posizione di ala destra, passi in questo caso, e dunque è ripartita Martina Sizia. Satta ora, giocatrice intramontabile, davvero varie occasioni in questa stagione ha tracciato la strada per le compagne. Ora Notarianni ancora per Satta, c'è il movimento da parte di Giulia Madau, poi prova a passare ancora a Mostoni, tutt'altro che timida in questi primi minuti in campo. Gran bell'inserimento qui da parte di Madau, è ottima davvero la risposta di Elisa Ferrari, che le dice di non, riparte in velocità qui Salerno con Dalla Costa per Kovaceva, attaccata forte, l'intercetto qui da parte di Mostoni sul pallone che era destinato in ala destra sempre verso Vittoria Romeo. 5:55 ora sul cronometro del primo tempo, davanti c'è sempre la Yomi Salerno sulle 3-2 qui alla polivalente di Nuoro, in una palestra ovviamente interdetta al pubblico, si gioca a porte chiuse. Satta a cercare lo spazio, c'è Notarianni, l'incrocio con Maida Chester, Satta prova a cambiare direzione, controllata molto bene qui anche se in maniera fallosa anche in questa circostanza. Allora altro 9 metri per le nuoresi con Domenica Satta ora per Madau, e poi Notarianni cerca lo spazio, proprio Mostoni andando poi in ala sinistra, azione fermata dall'intervento arbitrale a tutta velocità dall'altra parte. Kovaceva, Manojlovic va in ala da Romeo che fa passare in mezzo alle gambe di Martina Sizia, arriva la quarta marcatura della Yomi Salerno, dunque 4-2 come detto il punteggio. L'indicazione di Avram, abbiamo parlato delle assenze in casa nuorese, ce ne sono ovviamente anche per quanto riguarda la squadra campana che non gioca da 2 settimane, come detto, e dunque questa partita è utile anche a riprendere un po' il ritmo, la confidenza con gli impegni ufficiali. Qui manovra in attacco l'HAC Nuoro, lo fa con Domenica Satta, ancora qui la violazione di passi, cartellino giallo qui per Domenica Satta. Protesta anche il tecnico Roberto Deiana, anche lui tutt'altro che concorde con l'ultimo fischio arbitrale. Fatto sta che la Yomi Salerno può
imbastire un'altra trama offensiva con il vice capitano Dalla Costa, Kovaceva. Manojlovic, ancora la circolazione si sgancia in pressione, ma solo per un istante, con il numero 77 Maida Chester. Dalla Costa, Kovaceva in velocità, riesce a battere Basolu che la attacca irregolarmente. È sembrato essere questo il fischio arbitrale. C'è un altro 7 metri, il secondo della gara per la squadra salernitana, in precedenza realizzato Dalla Costa. Vedremo se in questo caso riuscirà a opporsi Martina Sizia. Tra i pali le finte di Dalla Costa, che passa anche in questo caso, e dunque per la prima volta in questa gara Salerno arriva sul più 3, 5-2, ricordiamo, per effetto di questo 7 metri di Dalla Costa, che arriva a quota 30 reti in questa Serie A Beretta. Notariani, Mostoni, Satta, ancora Mostoni, la giocatrice italo-argentina cerca lo spazio, Notariani si alza dai 6 metri, viene fermata con le cattive da Dalla Costa, si riparte dai 9 metri per Lac. Mostoni ragiona, Notariani in posizione di centrale, ancora Mostoni sceglie di far partire il suo tiro smorzato poi dal muro difensivo di Salerno, facilmente raccolto da Ferrari. Siamo già dall'altra parte con Kovaceva, che trova agevolmente, direi, in questa circostanza lo spazio in mezzo alle maglie difensive nuoresi, e dunque aumenta il gap. Ora siamo sul 2-6 più 4 Iomi Salerno, che cerca di scappare dunque fin dalle prime battute. Siamo ormai a ridosso del decimo minuto di gioco. Mostoni per Satta, Chester, ancora Notariani cerca il cambio di direzione, viene trattenuta per la maglia, 9 metri per Lac Nuoro. Registrato in precedenza un 2 minuti a sfavore, trattenuta per Manojlovic, in questo caso non c'è la stessa penalità, a giudizio degli arbitri un po' si arrabbia ancora la squadra nuorese. Ora arriva il cartellino giallo per Manojlovic, ancora con eccessiva foga a trattenere Domenica Satta, sempre 9 metri, 10 e 15. Mostoni riparte, Satta, partita che pian piano sembra accendersi anche dal punto di vista dei contenuti agonistici. Satta, ancora passi in questo caso, sorride amaro Satta, contropiede solitario, Stettler trova il 7-2. Dejana abbastanza sconsolato a ridosso della sua panchina, ancora in inferiorità numerica la squadra barbaricina, che vede l'avversario scappare ora ufficialmente nel punteggio. Notariani, incrocio con Satta, la sua conclusione sul primo palo, raccoglie poi la ribattuta, ma difetta di precisione l'esperta giocatrice tornata a Nuoro, dove ha scritto pagine di storia importanti. Qualche passaggio in Serie A2 per lei, ha girato tanto anche per la penisola, ma che è nata ovviamente anche dal punto di vista sportivo e pallamanistico proprio qui a Nuoro. Dalla Costa addirittura dietro la schiena, qui cercava la giocata per Stettler, riuscita Nuoro a rimediare. Ora Satta, Notariani, ancora Domenica Satta, si alza Satta, ancora la deviazione, raccoglie in ala destra per la squadra nuorese, se non abbiamo visto male, Benedetta Firinu in campo, ora giovanissima, ricordiamo classe 2007, addirittura prodotto del vivaio della squadra nuorese. Ancora Satta, Notariani, l'incrocio con Basolu, quindi Notariani ancora puntuale con l'intervento Ferrari, ora fa ampio ricorso al contropiede Salerno, anche se qui non riesce la giocata con il pallone che rimbalza anche sul piede del capitano Pina Napoletano. Riorganizza le idee Lac Nuoro, che cerca di restare aggrappata a questa partita il più possibile. Ora Domenica Satta, Notariani, Firinu, ha trovato anche la rete
nel corso dell'ultima gara contro Pontinia. C'è l'interruzione della gara, arriva il primo time out, vantaggio Yomi Salerno 7-2 quando sono trascorsi 12 minuti e 30 secondi dall'inizio di questa gara. Eccoci tornati in diretta su Eleven Sports per assistere a questo posticipo dell'ottava giornata della Serie A Beretta femminile AC Nuoro contro Yomi Salerno, con la formazione ospite avanti per 7-2. È arrivato il time out di coach Roberto Deiana per sistemare un po' le cose dopo questo break da parte delle ospiti. 4 reti in fila per aprire il solco. Vedremo se sarà servito il timeout all'AC Nuoro, che ovviamente è alle prese con una gara abbastanza proibitiva, con Salerno che ha già dato spazio alla propria rotazione importante al di là di qualche assenza, mentre per Nuoro le rotazioni ovviamente sono più che ristretti, in qualche caso addirittura assenti. In panchina siedono tante ragazze del settore giovanile che il coach avrebbe preferito magari inserire pian piano nel contesto della Serie A Beretta, che invece si ritrovano già ad avere delle responsabilità importanti. È il caso proprio di Benedetta Firinu in ala destra in campo a questo punto già del match. Salerno che fa tanto affidamento sul contropiede, lo avevamo già notato in precedenza, nelle ultime due circostanze però è mancato un pizzico di precisione. Satta ora per Mostoni, nuovo arrivo, ricordiamo ancora una volta in casa AC Nuoro, avrà bisogno magari qualche settimana di ambientamento, ma servirà la sua presenza per colmare l'assenza, il vuoto lasciato a Sandra Radovic, un vuoto importante perché Radovic ovviamente è una delle giocatrici più rappresentative della squadra nuorese. Firinu qui servita bene in ala destra, non riesce ad angolare a sufficienza la sua conclusione che termina a lato. Allora resta invariato il punteggio mentre se ne sono andati 14 minuti e 15 secondi qui alla palestra polivalente di Nuoro, sempre avanti la formazione che attacca sul 7-2 con Kovaceva. Ora Todorova, nuovo ingresso in campo per la squadra di Avram, ancora Todorova. Manojlovic sceglie poi di andare in ala destra, ma c'era l'intercetto ancora prima, il fallo ai danni della giocatrice in maglia numero 15. Già ripreso il gioco dai 9 metri, attacca la Yomi proprio con Todorova, l'attacco di Notarianni, ancora 9 metri qui sull'attacco irregolare subito da Napoletano. Il capitano della Yomi serve Todorova e poi Kovaceva, lo scarico in ala destra, il tiro di Romeo qui la ferma efficacemente però Martina Sizia, che legge bene la traiettoria. Ancora un intervento irregolare, stavolta ai danni del capitano dell'AC Nuoro, Silvia Basolu, è pronta a far riprendere il gioco Gaia Vinci. Ora Domenica Satta, Notarianni, Satta. Si torna dall'esperta giocatrice classe 1978, l'incrocio con Vinci, poi Notarianni conclude, Mostoni viene murata però da un'attenta difesa della Yomi. Appena due reti concesse fin qui dalla squadra di coach Avram. Notarianni, Satta, ancora Mostoni, Satta la finta, poi sceglie di esplorare altre situazioni. C'è l'abbraccio poco amichevole da parte di Lucila Stettler e allora gioco che è ripartito ancora dai 9 metri.
fissata, guarda la porta, sceglie la conclusione forse anche smorzata. Ferrari è ancora una volta molto attenta. Todorova parte in velocità, Salerno lo fa coinvolgendo Manojlovic, qui Kovaceva, cambio di direzione bruciante, trova lo spazio anche qui, rete di ottima fattura da parte di Lidia Kovaceva, è quella che vale il più 6. 8-2, scelta tattica precisa quella da parte di Salerno, però alzare i ritmi ogni qualvolta le circostanze lo consentono. Fenuoro che fa abbastanza fatica a trovare la via della rete anche con questi attacchi organizzati. Firinu, Notariani ci riprova, conclusione centrale, stavolta Ferrari non fa grande fatica a opporsi ed ecco qua un'altra possibile opportunità in contropiede. Stepler completamente persa, qui un malinteso difensivo evidente e si allunga sempre più il divario. Salerno in controllo totale ora sul più 7, 9-2. Stepler con la seconda rete della sua partita, 17-10, quasi sul cronometro del primo tempo, partita che ha già preso un preciso indirizzo qui alla polivalente, con Salerno che in questa stagione fin qui ha superato Pontigna, Cingoli, Ferrara e Leno, ha perso soltanto contro Oderzo con il risultato finale di 25-20, mentre assistiamo anche a un altro tentativo di Michela Notariani facilmente neutralizzato da Ferrari. Dicevamo, unica sconfitta contro Oderzo, due le gare da recuperare contro Erice e Malo. Bell'intervento anche da parte di Sizia sul fronte opposto, Nuoro che non riesce a dare sfogo al suo contropiede, deve accontentarsi di questo nuovo attacco organizzato, mentre sta per arrivare una sostituzione con Mostoni che deve essere gioco forza amministrata dal punto di vista del minutaggio. È appena arrivata, solo pochi allenamenti per lei con la sua nuova squadra, c'è spazio in campo per un'altra giovanissima, Martina Podda, classe 2005. Dicevamo, da recuperare due partite per quanto riguarda Salerno, una soltanto per l'Acnuoro, sempre contro Malo, proprio qui in casa, partita che si sarebbe dovuta disputare due settimane fa. Nuoro che è stata battuta all'esordio da Brixen, poi anche da Oderzo su questo campo, ma solo di 4 reti sulle 26-22, sconfitte anche contro Erice e Cassano Magnago. L'unico punto fin qui ottenuto è arrivata la terza giornata con il pari per 35-35 sul campo della neopromossa Cellini Padova. Arriva un altro cartellino giallo in questa gara, sventolato in questo caso ai danni di Stettler, riparte Nuoro dai 9 metri, ancora Notariani che ovviamente sente la necessità di prendersi tante responsabilità in attacco, fin qui non è stata molto fortunata. Dicevamo del quadro delle altre partite, partite che si sono giocate tutte ieri a eccezione del match rinviato tra Malo e Mestrino, con il successo assolutamente significativo in termini di classifica di Brixen su Oderzo per 28-18, poi successo esterno per Pontinia su Cingoli, il risultato di 31-22. Pontinia qui militano anche diverse atlete che sono passate per questa società. Ancora una volta, dicevamo la vittoria casalinga di Ferrara contro Cassano Magnago per 32-27, poi il successo di Leno su Padova per 27-23. Questo è il quadro dell'ottava giornata che si completa appunto oggi, o meglio si completerà poi in futuro con il recupero tra Malo e Mestrino. Altro intervento irregolare parte della difesa di Salerno, sempre 9-2 la situazione di punteggio, ventesimo minuto che è scoccato in questo istante. Nuoro che non realizza ormai da tanti minuti, che sta faticando con i suoi attacchi organizzati, ci ha provato qui Satta, altro tiro dalla distanza poco fortunata fin qui anche Michela Notariani, sono le due che ci stanno provando con maggiore insistenza. Per Nuoro, Salerno non sta faticando nel controllare anche il ritmo della partita qui alla polivalente, sta ovviamente gestendo anche la rotazione abbastanza lunga per coach Avram. Manojlovic, Todorova, Dalla Costa, l'incrocio tra le due, Manojlovic poi sceglie di andare ancora in posizione di terzino destro, Dalla Costa schiaccia per terra Romeo, si torna fuori Todorova, il cambio di direzione, passa qui, cerca
anche il pallonetto di Dani Di Sizia, che ci era arrivata, è arrivato però anche un altro fischio arbitrale ed è la concessione nel 7 metri, stavolta eseguito da Manojlovic, è stata perfetta in precedenza dalla Costa e brava altrettanto qui Manojlovic per il più 8 Salerno 10-2 il punteggio sul tabellone della palestra polivalente. Giallo anche per il tecnico Roberto Deiana per delle proteste abbastanza vivaci in panchina. Si è aperto dunque subito il gap tra le due formazioni, Nuoro che sperava di restare aggrappata nel punteggio il più possibile, invece come detto il solco si è aperto subito. Ora attacca Lac, ancora questo pallone che cercava far pervenire la squadra di casa in posizione di pivot dove c'era Gaia Vinci, nulla di fatto, pescata molto molto bene invece dall'altra parte Lauretti Matos per la rete numero 11 di Salerno, lievita ancora il vantaggio delle ospiti. Arrivano degli altri cambi intanto con l'ingresso in campo di Filindeu, altra giovanissima prodotto del vivaio dell'HAC. Madau, Benedetta Firinu, quindi ancora Madau, Satta e finte di Domenica Satta, anche qui passi, contropiede di Canessa Perez, solitario, più 10 Iomi Salerno. Aumenta il livello della frustrazione in casa HAC per qualche fischio arbitrale avverso, mentre siamo quasi al 23esimo minuto di gioco. Satta, Madau, ancora Domenica Satta, cercato anche qui la conclusione praticamente dalla linea dei 9 metri, poi va a commettere questo fallo per evitare un rapido contropiede ancora della Iomi Salerno. Todorova, Casale anche lei in campo ora dalla Costa, schiaccia per terra ancora per Todorova, attacco organizzato per la Iomi Salerno, Todorova dalla Costa. Ora Casale in posizione di terzino sinistro dalla Costa, ragionano ancora le giocatrici ospiti. Lauretti Matos a segno poco fa con la prima rete della sua partita dalla Costa, qui fermato il pallone sporcato meglio dalla difesa nuorese, ma c'è il 9 metri che permette a Salerno ancora di attaccare. Todorova, Romeo attaccata, ma prosegue l'azione della Iomi, chiamare in causa qui Casale, spinta da Madau, arriva il 2 minuti per Giulia Madau. Lauretti Matos che proverà a trasformare dai 7 metri. Le sue finte, riesce a battere anche lei Martina Sizia, meno 12, che passivo pesante, anzi chiedo scusa, meno 11, siamo sul 13-2, e ancora inferiorità numerica per le nuoresi che davvero al di là della differenza ovviamente sulla carta tra queste due formazioni non riescono poi a entrare in partita, a produrre quantomeno quell'aggressività, quella intensità che tradizionalmente l'HAC riesce a produrre nelle partite casalinghe, soprattutto fin qui un po' è mancato questo aspetto, ma ricordiamo che Nuoro sta affrontando questo torneo in condizioni difficili, torneo stregato fin
una fase di costruzione di questa squadra, ennesimo 7 metri per la Iomi Salerno. Intanto stavolta sarà Casale a cercare la trasformazione. Casale riesce a superare anche lei Martina Sizia e ora si arriva il 14-2. Tanto scoramento, tanta delusione per Lac. Qualche indicazione per Maida Chester, abbiamo parlato di giocatrici in ruoli adattati. Chester piegata anche da ala, lei che sarebbe un pivot. Altro contropiede, strada libera per Casale, ma arriva il grande intervento di Martina Sizia che si oppone ed evita alla sua squadra un passivo ancora più pesante. 25-52 sul cronometro del primo tempo. Casale dalla costa, ancora la manovra organizzata della Iomi Salerno. Casale dalla costa, torna Mostoni in campo e va subito a intercettare questo pallone. Arriva però un altro due minuti, stavolta per Maida Chester. Spesso in questa stagione Lac Nuoro si è sentita poco tutelata dalle direzioni arbitrali, anche nelle gare giocate in casa. Spesso ha avuto di che lamentarsi il coach Roberto Deiana. È stato così fin qui anche questo pomeriggio, con, ricordiamo, anche già un cartellino giallo ricevuto dal esperto tecnico nuorese. Altro bell'intervento, il secondo consecutivo intanto per Martina Sizia, giovanissima anche lei, già nel giro azzurro, uno dei migliori prospetti costruiti dal settore giovanile nuorese nelle ultime stagioni. Satta schiaccia per terra per Mostoni. Con il numero 20 ricordiamo in campo Martina Filindeu, qui non trovata ma tiene vivo in ala sinistra. Invece con il numero 11 Marta Podda. Ora Satta, le sue finte, Satta non passa, cerca di scaricare in angolo per Firino che è sfortunata, coglie la parte bassa del palo. Allora spazio per la Iomi dall'altra parte, ricordiamo vantaggio sul più 12 per la squadra salernitana. Passa dalla costa che si libera della marcatura di Mostoni. 15-2. Gara a senso unico fin qui. Un Salerno che in vista anche dei recuperi cerca di ovviamente non lasciare nulla per strada. Eventuale successo che permetterebbe alla Iomi di salire a quota 10 punti in classifica. Satta far riprendere l'azione dai 9 metri, Mostoni, Filindeu, ancora Mostoni, il cambio di direzione, viene attaccata irregolarmente mentre può tornare Maida Chester dopo il 2 minuti che era stato combinato in precedenza. 28-20, va a rifiatare un po' Domenica Satta, c'è spazio per Notarianni mentre si sblocca Lac Nuoro, lo fa con Mostoni che trova la sua prima rete dunque con la maglia nuorese. Qui c'è l'intercetto di Chester che può lanciarsi in contropiede, aggredisce bene la linea di passaggio e poi va a realizzare due reti in fila per Lac Nuoro che prova a reagire un pochino in conclusione di prima frazione. Casale, 29esimo nel primo tempo, 15-4, risultato già abbondantemente favorevole alla Iomi, con dalla costa che cerca ancora spazio, Romeo torna fuori, Todorova le sue finte, subisce l'attacco irregolare da parte di Mostoni, stavolta non ci sono dubbi sul 9 metri, mentre esce Chester, torna Gaia Vinci, altro giovane prospetto, la sua prima esperienza con Lac Nuoro. Dalla costa Todorova, ancora dalla costa, conclude dai 6 metri, c'è l'irregolarità anche in questo caso, poi con il tiro che
aveva colto il palo. Casale prova a schiacciare per terra, a ingannare in qualche modo Sizia, che però è attenta sulla traiettoria. Mostoni corre dall'altra parte, la giocatrice argentina chiamata a dare anche un contributo in termini di aggressività, di garra tipicamente sudamericana questa formazione. Ferrari si oppone, poi c'è la sirena che pone fine alla prima frazione totalmente dominata dalla Yomi Salerno in vantaggio qui alla polivalente di Nuoro con il risultato di 15-4. Noi ci fermiamo per qualche minuto, torneremo in diretta sempre su Eleven Sports dalla polivalente per la ripresa del gioco. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre due tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo, in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. We'll be right back.
Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club, scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre due tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo, in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Eccoci, tornati in diretta dalla palestra polivalente di Nuoro, amici di Eleven Sports. Ci apprestiamo a raccontarvi la seconda frazione del posticipo dell'ottava giornata di campionato AC Nuoro contro Iomi Salerno, con la squadra ospite in vantaggio sul netto punteggio di 15-4. C'è stato un piccolissimo punto a punto iniziale con... poi un parziale di 12-0 per la Iomi Salerno, che è passata dal 3-2 al 15-2, scavando pian piano il solco, un solco apparentemente irrecuperabile per l'AC, alle prese con tanti problemi di rotazione, insomma problemi di cui vi abbiamo abbondantemente raccontato nel corso del primo tempo. Due reti però in rapida successione, proprio in conclusione di prima frazione, per Nuoro, con la nuova arrivata Mostoni e Chester a segno in contropiede solitario, quantomeno per aggiungere un pizzico di morale all'AC, che proverà a essere più combattiva rispetto a quanto visto nel corso del primo tempo. E si riparte subito con questo 7 metri per la squadra di Roberto Deiana. Cercherà la trasformazione in Notariani, che riesce a battere Di Giugno, estremo difensore schierato per questa seconda frazione dal tecnico Laura Avram. Allora meno 10, AC sul 15-5. Ovviamente Salerno, che dal canto proprio cercherà di rendere il gap sempre più ampio e di condurre così in porto senza alcun tipo di patema questi due punti. Ora Stettler, che ha concluso con buon impatto il primo tempo, ma Manojlovic fuori in maniera non precisa per Dalla Costa, che è costretto a inseguire questo pallone. Kovaceva, Dalla Costa, arriva ora Manojlovic, il cambio di direzione, poi lo scarico in ala dove Romeo però non è pronta. C'è l'intervento arbitrale che dà dunque avvio a questa nuova azione nuorese, che la Notariani per Martina Filindeu. Ora Marta Podda, la circolazione in questo attacco organizzato da parte della AC Nuoro. Mostoni, Filindeu, poi ancora Notariani, le sue finte, torna da Filindeu, cerca un interessante suggerimento in posizione di pivot per Vinci. Romeo realizza in contropiede, riportando poi a 11 reti di vantaggio per la Iomi, 16-5. In questo secondo tempo appena iniziato da 2 minuti e 23 secondi per la precisione. Notariani, Filindeu, ancora Notariani per Anna Mostoni.
incrocio ancora per Filindeu, cercare lo spazio, qui c'è un passaggio evidentemente errato da parte di Notariani. Stettler, ancora spazi in contropiede, spazi che si aprono costantemente per la Iomi Salerno. Arriva la rete numero 17 per la squadra ospite. Madau in campo intanto. Notariani prova qui, anche se con poca precisione, Giulia Madau. L'offensiva di Madau abbracciata in maniera poco amichevole ancora da Lucila Stettler. Notariani, Madau, chiamato lo schema offensivo da eseguire in questa circostanza, fermata fallosamente anche Mostoni. Si ripartirà dai 9 metri per la AC Nuoro. Definita la posizione di battuta di questo 9 metri, Madau, Notariani, ancora Madau, l'incrocio con Vinci. Notariani ancora scavalcata qui dal suggerimento della compagna. Vari errori, questo avvio di ripresa per l'AC, Manojlovic con la conclusione potente e precisa. Qui Sizia non riesce a opporsi alla traiettoria dell'avversario, allora 18-5. Madau, Notariani. Ancora Giulia Madau in posizione di centrale, qui cerca la conclusione. A distanza c'è stata una deviazione, dunque resta sul fronte d'attacco la squadra nuorese. Lo fa con ancora Notariani che cede verso Madau, quindi Vinci. Notariani si alza dalla linea dei 9 metri, il pallone che esce di poco. Di Giugno ha già fatto ripartire le sue, Kovaceva, Manojlovic, ancora la 66 che schiaccia per terra la sfera, termina in mezzo alle gambe di Sizia. 19esima rete per la Iomi Salerno, che davvero non ha lasciato spazio fin qui a reazioni di sorta da parte dell'AC. Notariani, Madau. Notariani si alza ancora, qui lo fa molto bene. A lunga distanza trova l'angolo giusto Michela Notariani, sesta rete per la squadra di Roberto Dejana. Kovaceva, Manojlovic. C'è Romeo, ancora Manojlovic, Kovaceva. Spazio anche per Ilaria dalla Costa, tra le più positive nel corso della prima frazione. Kovaceva in angolo, Romeo, qui eseguito molto bene l'attacco di Salerno, altrettanto buona però la parata di Sizia. Lui prova ad alzare un po' il ritmo, squadra barbaricina. Notariani, Mostoni, Madau, servita nuovamente da Notariani, Mostoni. Qui è buono il cambio di direzione, c'è il fallo ai danni di Mostoni che porta anche al 2 minuti ai danni di Dalla Costa. Vedremo dunque se l'AC riuscirà a capitalizzare questa superiorità numerica per provare a rendere meno ampio il gap. 36-15 sul cronometro della partita. Gran bella rete qui da parte di Benedetta Firinu, lo ripetiamo e lo sottolineiamo, classe 2007, con grande personalità. Qui ha trovato lo spazio giusto, servita in ala, la conclusione diretta all'angolo. 19-7, ovviamente rimane ben saldo, abbondante il vantaggio della Iomi Salerno. Qualche sprazzo però di positività, qualche sorriso che, come spesso accade, arriva dalle più giovani in casa nuorese. Qui Manojlovic, al termine di un'azione un po' confusa, riesce ad arrivare sul pallone vagante e a recapitare ancora una volta alle spalle di Martina Sizia. È la 20esima rete della Iomi Salerno. Madau, Notariani, Podda,
Ancora Michela Notarianni, Giulia Madau. Ancora un attacco irregolare che porta alla concessione del 9 metri in favore dell'Hack Nuoro. Un'irregolarità segnalata ormai da Chester, così è sembrato. Ad ogni modo può ripartire Salerno. Napoletano. Servita nuovamente Kovaceva, Napoletano, l'incrocio con Stettler, Napoletano e poi ancora con il numero 17 Todorova in campo. Manojlovic da Kovaceva prova a opporsi, si zia su questa traiettoria angolata, può poco però, 21-7. Continua il predominio della Iomi Salerno qui alla polivalente, spazio per Romeo. Nuovamente in campo. Notarianni, gran conclusione qui di Michela Notarianni che si sta esprimendo molto bene in questa seconda frazione, 21-8. Quarta rete della partita per Michela Notarianni. Kovaceva, Todorova, Romeo, Todorova e poi era stata cercata anche Stettler, Kovaceva, Todorova, qui alza troppo la mira, il pallone trova la parte alta della traversa, vediamo se riesce ad alzare un po' il ritmo qui Lac con Mostoni che però recapita questo pallone praticamente tra i piedi di Madau, proteste di Manojlovic proprio per un intervento irregolare presunto da parte di Madau, Sizia si oppone, qui due minuti per Madau, evidentemente il fallo di cui parlavamo poco fa non era sfuggito alla coppia arbitrale. Ennesimo, due minuti per in questa partita per l'Hack Nuoro. 21-8 il punteggio, 40 minuti trascorsi quasi in questa partita. Arriva l'ok anche dal tavolo dei cronometristi, allora si può ripartire qui alla polivalente. Notarianni, Mostoni, ancora la giocatrice italo-argentina coinvolgere Notarianni mentre registriamo il ritorno di Filindeu, chiede palla in ala destra Firinu. Ecco la servita a spazio Firinu, qui però conclude in maniera poco precisa. 13 anni soltanto per lei, ha trovato una rete tra l'altro di pregevole fattura in questa partita. Kovaceva, Todorova, ancora Kovaceva a dettare come sempre i ritmi nell'attacco della Iomi Salerno. Manojlovic apre lo spazio in ala per Napoletano, c'è stato uno scontro ginocchio contro ginocchio, almeno pare così, abbastanza doloroso con Firinu, il fischio arbitrale premia ancora la Iomi Salerno che potrà cercare di realizzare nei 7 metri stavolta con Victoria Romeo. Palo e poi il pallone che si spegne in rete per la 22esima realizzazione della compagine guidata in panchina da Laura Avram. Podda, Filindeu, Notarianni, Mostoni. Notarianni chiamato il gioco offensivo da eseguire in questo possesso d'attacco per l'Hack Nuoro. Filindeu, Mostoni, che problema ora nella circolazione, il tiro di Filindeu murato, si tuffa sul pallone Mostoni ma non può impedire questo contropiede, 3-0, perfezionato ancora da Victoria Romeo, due reti in fila per lei, vantaggio sempre più indiscutibile per la Iomi Salerno sul 23-8.
Podda. Ora nota Rianni. Ancora questo attacco organizzato da parte dell'AC Nuoro. Filindeu. Mostoni trova l'angolo giusto qui, rapida e precisa nella sua conclusione. L'ex River Plate non ha rete per la squadra di Roberto Deiana, che non può impedire dall'altra parte questa bella azione personale di Ramona Manojlovic. 24-9. Bella risposta ovviamente per la Iomi, che ricordiamo era inattiva in termini di impegni ufficiali in campionato dallo scorso 17 ottobre, dalla sconfitta alla prima fin qui unica in campionato contro Oderzo. Buoni ritmi quelli proposti dalla squadra campana, mentre è arrivata la rete anche di Marta Podda, e la decima della gara per la AC Nuoro, che ripetiamo si consola con le sue giovanissime Firinu Podda da classe 2005, Firinu 2007. Iomi che non ha lasciato scampo fin qui all'AC, giocando una partita tutt'altro che deconcentrata, insomma l'avversario non è stato assolutamente preso sotto gamba, lo testimonia quel avvio di partita, quel primo tempo con parziale di 12-0 per larghi tratti, mentre Manojlovic a realizzare ancora ...25-10... 43-30 sul cronometro. Podda, Filindeu, Notarianni, Mostoni, ancora Notarianni verso ovviamente l'Italo-Argentina, passando per Notarianni. 9 metri AC, intervento qui irregolare da parte di Kovaceva. Firinu non trova lo spazio per concludere, deve tornare da Notarianni. Romeo, altro contropiede solitario per lei, nulla può Martina Sizia. Rete numero 27 per la Iomi Salerno. L'indicazione dalla panchina, ora arrivata da coach Deiana, quella di schierare Maida Chester, che ricordiamo avrebbe originariamente un pivot in posizione di centrale. Qui l'incrocio con Gaia Vinci, quindi il tiro di Mostoni neutralizzato da Di Giugno. Sulla respinta c'è Podda, che si fa però ancora ipnotizzare, poi sugli sviluppi c'è un intervento irregolare da parte di Maida Chester. È ripartita Di Giugno per Kovaceva. Con calma ora a organizzare il suo attacco la Iomi. Todorova, Romeo, ancora la numero 17 per Kovaceva. Manojlovic, tra i più pimpanti in questo secondo tempo per la Iomi. La conclusione di Manojlovic parata da Sizia, ma Manojlovic era stata evidentemente trattenuta al momento del tiro, già ripartito con il 9 metri. Il team campano che va a realizzare qui con Teodorova, rete numero 28. Firinu, Chester, Filindeu, Podda. Questo tiro forse un po' affrettato da parte di Filindeu, c'è comunque la deviazione, permette alla squadra di coach Deiana di restare sul fronte d'attacco. Palla persa però subito, allora si scatena il contropiede di Manojlovic, sbilanciata dall'attacco falloso di Chester. Si riparte dalla linea dei 9. Segnaliamo il ritorno in campo intanto di Lauretti Matos, Todorova, Casale, Manojlovic, ancora Casale, Lauretti Matos, Todorova, Romeo, chiamare in causa ancora Todorova, il taglio dentro
di Napoletano, il capitano di Salerno. Prima però c'era stato questo intervento irregolare che porta alla concessione di un altro 9 metri battuto ora da Lauretti Matos. Quasi 47 minuti trascorsi sul cronometro qui alla Polivalente, 28-10 come vedete nella nostra grafica in favore delle ospiti, che si producono in un'altra bella azione offensiva a innescare il capitano napoletano. 2 minuti per Benedetta Firinu, in questo caso 7 metri Yomi Salerno. Fermata con le cattive, dunque napoletano Lauretti Matos si presenta dalla linea dei 7 contro Sizia. Ma nemmeno in questo caso riesce a neutralizzare la conclusione precisa da parte di Lauretti Matos. Siamo dunque sul 29-10 favore di chi difende in questo caso. Notarianni rischia qualcosa con questo pallone sparato alto per Mostoni, ma tiene il possesso comunque. In attacco Lac Nuoro, si libera qui Filindeu con una pregevole azione personale. C'è anche l'irregolarità della difesa che porta al 7 metri. Vediamo se Notarianni riesce a realizzare. Lo fa Michela Notarianni, giocatrice originaria di Fondi. Ha trovato una seconda casa qui a Nuoro. Casale, Todorova, Romeo, ancora Todorova, Casale, Manojlovic, ancora Casale. Arriva Manojlovic a tutta velocità, qui riesce a beffare Sizia. Questo tiro leggermente in controtempo che spiazza il portiere nuorese. 30-11, 48-35 trascorsi in questa partita, sempre dominata dalla Yomi Salerno. Notarianni, Mostoni, poi Filindeu, l'incrocio con l'Italo-Argentina, fermata. E c'era anche l'irregolarità di Mostoni, passi nell'ultimo caso Manojlovic. Registriamo l'ingresso in campo con il numero 44 ancora di Canessa Perez per la Yomi Salerno. Casale, Manojlovic, Casale ancora, Todorova, Manojlovic qui stringe troppo la misura della sua conclusione verso il primo palo. Era attenta comunque si zia, nulla di fatto, si resta sul 30-11. Notarianni, Podda, ancora Michela Notarianni. Attacco organizzato per Lac qui. La palla che voleva innescare in posizione di pivot Maida Chester, trattenuta, già eseguito il 9 metri. Filindeu, Podda, ancora Filindeu, Notarianni stavolta non ha una buona mira con questo tiro, mentre c'è tantissimo spazio per Manojlovic, troppo spazio per la numero 15 che non ha difficoltà nel portare la sua formazione sul più 20, ora 31-11. Notarianni, Filindeu, c'era liberata bene in questo caso con il cambio di direzione improvviso Michela Notarianni, che è in possesso di ottimi numeri, già uno dei volti principali di questa squadra. Qui ha trovato un'altra marcatura, rete numero 12 per Lac, che non ha schierato
nel secondo tempo Domenica Sata, mentre Manojlovic non si ferma praticamente più per Salerno. Immediata la risposta Mostoni, no, Tarianni. Cerca qui Chester con un suggerimento però impreciso, subito un lancio lungo a premiare lo scatto di Canessa Perez. Non riesce però in questo tentativo in contropiede da Iomi Salerno. Un pizzico di imprecisione con comunque l'intervento arbitrale a segnalare il 9 metri per la squadra di Dejana, che è ripartita. Notarianni. Qui maltrattata Maila Chester, altro 9 metri, 52 sul cronometro, 32-12 Salerno. Notarianni prova a pescare dentro Chester, si resta lì, già ripartita l'azione dai 9 metri, Notarianni prova a innescare il taglio di Filindeu. Qualche problema per Notarianni, colpita duramente nell'ultimo caso, anche se in maniera ovviamente involontaria da parte di Todorova. Ancora un 9 metri, Filindeu, Notarianni, Mostoni, Notarianni sul palo qui, ma non è finita. Attenzione a Firinu, ancora rete per Benedetta Firinu. Che permette alla sua squadra di sorridere, almeno per qualche lampo offensivo in questa gara. Carica evidentemente fallosa, in precedenza sempre per la numero 28 verde azzurra. Notarianni, Filindeu ad agire in posizione di centrale, ancora la numero 7 Lac Nuoro, Filindeu, attacco organizzato. Ora Mostoni cerca iniziativa personale, trattenuta da Laura Casale. Filindeu, Notarianni, si oppone Di Giugno, ma c'era anche qui il fallo. Podda. Filindeu va in ala sinistra, ancora da Marta Podda, poi Notarianni. Pallone che arriva in qualche modo in ala sinistra da Podda. C'è l'intervento falloso, in questo caso se non abbiamo visto male, da parte di Lauretti Matos. Ed ecco che arriva il 7 metri per Nuoro con Filindeu che cercherà la trasformazione. 32-13. Circa 6 minuti al termine di questa partita, anche Filindeu trova il modo di andare a segno, dunque 14esima rete per Lac. Unica formazione della pallamano sarda impegnata contemporaneamente su due fronti per quanto riguarda campionati nazionali di Serie A1 e di Serie A2. A 1, o meglio, Serie A Beretta con la massima formazione femminile, e poi c'è anche una squadra maschile iscritta al campionato di Serie A2 che qualche settimana fa si è tolta la bella soddisfazione di andare a vincere sul campo di Bologna. Filindeu, Notarianni, Mostoni, Notarianni cercava qui di servire il taglio di Filindeu, ancora una palla persa. Meno di 5 minuti al termine di questa partita, facciamo già il punto sui prossimi appuntamenti di queste due squadre. Salerno sarà impegnata ancora in trasferta a Mestrino dopo impegno ravvicinato dunque per la Iomi, mentre Manojlovic buca ancora la rete dopo essersi liberata ancora abbastanza facilmente dalla marcatura difensiva. C'è spazio in campo anche per Lucia Firinu, sorella di Benedetta, anche lei
molto molto giovane, a modo dunque di bagnare il suo esordio in Serie A Beretta, un contesto di questo tipo abbastanza difficile. De Jana cerca quantomeno di far maturare esperienze importanti alle sue giocatrici più giovani, che si spera possano essere il fulcro dell'HAC da qui a qualche anno. Dicevamo HAC che nella prossima gara cercherà punti sul campo di singoli, ci sarà qualche allenamento in più per nuovo innesto Mostoni, ma è difficile per l'HAC andare a cercare in questo momento dei rinforzi sul mercato, vista la situazione di grande incertezza per quanto riguarda i campionati nazionali. C'è una lacuna soprattutto in ala destra dall'inizio della stagione, ora si è creata anche nel ruolo di terzino, anche se Mostoni ha fatto vedere cose molto interessanti in questa partita. Da lei Deiana cerca anche, come detto, un po' di temperamento forte, un po' di sangue caldo sudamericano per permettere all'HAC di giocare magari con piglio più aggressivo, anche gare evidentemente molto difficili, per non dire proibitive, come questa. Salerno non si ferma, cerca di tenere alto il ritmo ormai fino alla fine, 35-14. Salerno che conquista così la sua quinta vittoria in campionato, due gare da recuperare, dunque si conferma insomma tra le protagoniste, peraltro annunciate, di questa Serie A Beretta. 2 minuti qui per Casale, questa è la decisione arbitrale. ...57-46 sul cronometro, si riparte dai 9 metri, nota Rianni, Filindeu, ancora Martina Filindeu, nota Rianni, trovate in ala ancora Firinu, Mostoni, nota Rianni, ora in ala sinistra Podda, da Filindeu, cerca di liberarsi al tiro con il cambio di direzione, Filindeu, 9 metri, ancora Nuoro. È molto brava qui Filindeu con questa conclusione schiacciata per terra che passa tra le gambe dell'estremo difensore salernitano Sara Di Giugno. 1 minuto e mezzo intanto al termine. Resiste il più 20, rotondo, meritato, ampio per la Iomi Salerno. Todorova, l'incrocio con Manojlovic, ennesima marcatura per Ramona Manojlovic. Qui spetta probabilmente il titolo di MVP di questa partita. Nulla ha potuto Lucia Firinu nell'ultima circostanza, giovanissimo portiere schierato in questo finale dall'HAC Nuoro. Mostoni qui non passa, apre un po' troppo la sua conclusione. Ultimi 40 secondi. Tauretti Matos, Todorova, Manojlovic, Tauretti Matos, l'incrocio con Todorova, aggredita forte qui da parte di Benedetta Firinu. Romeo, Manojlovic, Todorova, lungo possesso in attacco per Salerno che sfocia con questa conclusione deviata che permette dunque alla Iomi di restare in attacco. Torna a Casale dopo aver scontato una penalità di 2 minuti. Termina qui la gara della Polivalente con il quinto successo stagionale della Iomi Salerno, anche se c'è ancora
spazio qui per il tiro dai 9 metri di Lauretti Matos, con l'irregolarità che era stata segnalata prima. Rinuncia con sportività Lauretti Matos e allora cala definitivamente il sipario sul posticipo dell'ottava giornata di campionato. Il successo ampio, abbondante, indiscutibile della Iomi Salerno qui alla polivalente di Nuoro, vittoria per 36-15 della squadra campana, un successo mai in discussione, abbiamo detto il quinto in questa stagione. Niente da fare per l'AC, che dovrà dunque cercare ancora nei prossimi appuntamenti la prima vittoria in questa Serie A Beretta. A me non resta altro a questo punto che ringraziare Mauro Farris per le immagini, per la collaborazione tecnica. Da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento sempre su Eleven Sports.